Ancora un successo per il mercatino dei ragazzi del Calcit che domenica scorsa ha dipinto di giallo Piazza Grande. L'incasso ha superato i 22.000 euro, oltre 300 i ragazzi scesi in campo per il comitato aretino per quasi 150 banchi dislocati in tutta la piazza. Questo, diciamo, è uno degli appuntamenti in centro dopo il mercatino dell'Eden, uno dei più che importanti e anche il più bello, perché siamo ovviamente in una delle piazze più belle d'Italia. E oggi poi ci assiste anche il tempo, vedo che c'è abbastanza giro, perciò siamo contenti. Partecipazione è quella che non manca mai, magari può darsi che alla fine della serata possiamo anche fare qualcosa in meno come in cassa, ma questo perché ovviamente le persone spendono un pochino meno, però questo non vuol dire, quello che è importante è la partecipazione e la vicinanza dei cittadini. L'ultima donazione è una donazione un po' complessa, comunque si chiama Watson Elementary Biopsy, è corredato da un ecografo con sonde robotiche, serve per l'urologia e per la chirurgia generale. Questo va nella direzione di una maggiore appropriatezza nella diagnosi e una minore invasività. Lo strumento è già funzionante presso il nostro ospedale e fa parte, diciamo, di un pacchetto che quest'anno ci ha visti impegnati per 1.050.000 euro. Siamo partiti con l'apoteca chemo, poi la tomosintesi per la senologia e oggi questo diciamo, insieme di strumenti per l'urologia e la chirurgia generale.